Quando Alessandro mi ha fatto leggere il testo di Io sono popolo e l'ho contattato subito, gli ho detto: oh Alessandro, noi sto testo lo dobbiamo fare. Io sono popolo. Io sono colui che vi serve al ristorante, che mette benzina nelle vostre auto, che obbedisce ai vostri comandi e obbediente fa esattamente ciò che voi volete che faccia. Obbedisce. L'idea di parlare del sovversivismo, della classe dirigente, per me era fondamentale. Quando le gabbie si apriranno e i topi potranno uscire, non sarà riconoscenza quella che manifesteranno. Ma io sto provocando, o la sto subendo la provocazione? Per me portare in scena questo testo aveva un'urgenza ed è per questo che ho detto ad Alessandro: proviamo, proviamo online. Io vivo a Bari, Alessandro è di Roma, ma quell'esigenza era sicuramente più forte. Uno spettro si aggira per l'Europa. Tutte le potenze della vecchia Europa sono coalizzate in una sacra caccia alle streghe contro questo spettro. La pandemia, che in qualche modo ci ha visto fermi, ci ha dato anche la possibilità di guardare con un occhio più lucido alle vicende che stavamo vivendo. Noi siamo attori, siamo registi, scriviamo, parliamo ad un pubblico. E qual è la nostra funzione? Parlare alle coscienze, dire alle persone: ma cosa ci sta succedendo? Oggi è difficile trovare qualcuno che faccia sentire la mia voce. Io sono l'incubo che tiene sveglia l'attenzione generale, quella dei potenti della terra. E la pandemia ha reso questa mancanza ancora più profonda, ancora più evidente. Siamo tutti nella merda! Bravo! Bravo! Ora mi si accende la lampadina. Parliamo di popolo al popolo. Quale luogo migliore? Andiamo per strada, parliamo alla gente. È un luogo non convenzionale, quello della strada, ma che ci aiuta a raccogliere gli umori delle persone. Venite, venite a trovarci, dateci i vostri feedback, perché lo spettacolo si costruisce insieme. Ciao! Perché ho avuto la fortuna di far parte di una compagnia teatrale diretta da Ippolito Chiarello, che fa del barbonaggio teatrale un mezzo attraverso il quale ricostruire il legame con il pubblico. Barbonaggio teatrale era nato per un motivo, cara, di portare un nuovo pubblico a teatro. Durante questa pandemia mi è balenata l'idea di declinarlo in delivery, cioè le persone prenotano un mio passaggio, arrivo lì e faccio mezz'ora, 40 minuti di spettacolo. Ho visto in questa operazione, nella possibilità di portare questo testo per strada, un'operazione artistica e sociale dalla grande valenza. Dalla grande valenza. Ciao a tutti, sabato alle ore 20 sarò in piazza Santo Ronzo con un monologo di Alessandro Trigona. Vi abbraccio e a sabato. Ciao! Io sono Paolo, il vostro. La situazione in cui io mi ero trovata era davvero molto tesa e molto particolare, perché quella sera lì a Lecce c'era una manifestazione Novax. Noi non blocchiamo tutto! Bravo! Bravo! Io ero lì
e la gente non voleva ascoltarmi perché pensava che io stessi manifestando per il Novax. Ad un certo punto io ho perso la percezione di dove finiva la convenzione teatrale, l'arte, e dove iniziava il fatto sociale, la politica. Quindi tutto era confuso, arte, politica, ed io ero lì. Io non mi sono sentita l'attrice che interpretava un ruolo. Io ero quelle parole, io ero quella situazione. La gente ormai è rimbambita dalle stupidaggini che vede in televisione, i grandi fratelli, gli uomini, le donne, mentre perde di vista quella che è la vera cultura. Voglio affidarmi nelle mani di persone intelligenti e il teatro, proprio perché non ci sono più persone intelligenti, sta soffrendo. Questo serve all'Italia, una grande iniezione di coraggio e di cultura. Viva il teatro e viva tutti quanti voi. Quando le gabbie si apriranno e i topi potranno uscire, non sarà riconoscenza quella che manifesteranno. In un contesto storico come questo, dove la gente manifesta per il proprio concetto di libertà, io mi sono sentita utile. Portare tra la gente uno spettacolo che affonda le radici nelle tematiche sociali che stiamo vivendo significa tendere la mano a qualcuno, significa dire a chi mi ascolta: ragiona con la tua testa, cerca di porti delle domande, cerca di avere un tuo pensiero critico. Io sono popolo. Popolo, se così si può dire. Popolo. Stop!